Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con coach Totaro. Coach, decisamente una prestazione di squadre che si è notata nei primi quarti un po', diciamo, di meno di carattere, poi siete usciti alla lunga, diciamo, dando anche intervalli di più 20 punti di differenza. Io quando dissi all'inizio dell'anno che una squadra che cambia 6 decimi di uomini ha bisogno di tempo. Siamo a quasi 2 mesi, a 1 mese e mezzo dal campionato iniziato. Ora spero di cominciare a vedere i frutti. Dalla partita di domenica scorsa l'abbiamo visto, con Nardò l'abbiamo visto per 34 minuti. E vi ripeto, se Nardò giocava giovedì come avremmo giocato noi, domenica qui con Nardò noi la partita la giocavamo fino alla fine. Ma anche questo va bene. Abbiamo avuto il riposo, abbiamo dovuto lavorare, abbiamo fatto la perdita di Mazzotta, però la squadra si è ricompattata e sta venendo fuori sia a livello fisico che a livello di squadra. Ci manca sempre un uomo, però aspettiamo che la società lo troviamo, se no alla fine vado avanti con questi che ci sono, che sono comunque validi. Ecco coach, lei diceva giustamente la perdita di Mazzotta, però c'è da dire che ho domandato al suo giocatore Liguori, facendolo giocare da tre come alla piccola, ha dato il meglio di sé rispetto come guardia. Ma alla fine, sai, quando sono Liguori, per esempio, io ho sempre creduto in lui, se no noi l'abbiamo comprato, cioè abbiamo comprato il suo cartellino, quindi io so le sue potenzialità, solo che deve mettersi con la testa a giocare, e stasera ha dimostrato che lui quando c'è con la testa non lo marca nessuno, sia in attacco che in difesa. Questo è Liguori, ma come Liguori come sono tutti quanti gli altri. Ora stiamo giocando in difesa di squadra e in attacco di squadra. E questa è la cosa più bella da vedere quando uno gioca a pallacanestro. Abbiamo condotto questa partita, li abbiamo tenuti sempre a bada, tranne i primi minuti, e poi dopo siamo andati in progressione come è stato il nostro marchio di fabbrica negli anni scorsi. Certo, si è visto anche uno Ionikas anche sugli scudi, che ha iniziato a prendere, diciamo, la squadra e far sentire la sua presenza sia sotto canestro che sia sul perimetro, mettendo alcune bombe da tre. Madonas, io lo so come è fatto, io l'ho scelto per questo motivo. Lui è uno pesante, resistente alla preparazione a te, il primo mese non lo vedrai mai giocare bene. Dopo, quando si comincia a sciogliere, quando comincia a carburare, è un potenziale offensivo insieme agli altri. Prende rimbalzi, difende, attacca. Io, fra dire, è stato sempre un giocatore che ho stimato da quando giocavo, che giocava contro di me. E ecco perché sta qua. Lui è uno che ha bisogno di tempo, come hanno bisogno tutti quanti gli altri. Dopo 1 mese e mezzo, ti ripeto, una squadra che cambia 6 decimi di persone, deve imparare a giocare prima, a conoscersi, a giocare, a capire l'altro come vuole la palla, tutte queste cose qua, in difesa come difende uno, come difendeva negli anni scorsi, cioè, devi costruire, noi stiamo costruendo. Ecco, lei giustamente ha detto che state costruendo. L'ultima domanda prima di lasciarla: ci sono state queste 2 vittorie che comunque fanno morale per il prossimo impegno, diciamo, che sarà in trasferta contro una squadra ostica? Andiamo contro un'altra squadra che io, secondo il mio punto di vista, le prime 10 di questo campionato stanno lottando tutte e 10 per arrivare in quei famosi 3 posti. La strada è lunga, noi vogliamo esserci, speriamo di esserci. Acropoli è allenata da un mio amico, è allenata da una persona che la pallacanestro la mangia da quando era ragazzo, ha una squadra forte che sta avendo un po' di difficoltà, come tutte le squadre che sono salite dalla C regionale, si stanno ambientando in questo campionato. Vuoi per la preparazione atletica, vuoi per qualche infortunio, vuoi per tante cose, le squadre si vedono alla fine. Dopo il girone di andata possiamo tirare un po' le somme e vedere che sta succedendo. Perfetto, grazie coach, alla prossima. Amici di assistsportivo.com, siamo qui con Carlo Mancini, direttore sportivo della Castellano Udas. Ecco direttore, una prestazione ottima della squadra, ai primi minuti avete sofferto, però alla lunga siete venuti fuori. Sì, oggi finalmente siamo stati più continui, di solito avevamo dei blackout durante la gara, questa volta forse siamo partiti in sordina, però siamo riusciti a mantenere un determinato standard per tutta la gara. E sono contento perché è una vittoria importantissima con una diretta concorrente e quindi ci dà quei 2 punti in più che ci possano far attaccare al treno delle prime 3. Speriamo di continuare così, la squadra l'ho vista bene insomma oggi.
Senta direttore, un'ultima cosa è che il coach Totaro ci diceva poc'anzi che con la perdita di Mazzotta comunque si sta aspettando un altro colpo di mercato. Ci può svelare in anteprima? State monitorando giocatori? Noi stiamo monitorando alcuni giocatori, c'è anche qualche trattativa in piedi, però per il momento è un po' difficile perché siamo solo all'inizio campionato e quindi i giocatori difficilmente dopo 3-4 giornate lasciano una squadra. Trovare giocatori invece che stanno fermi a noi, diciamo, in questo momento non interessa, perché vuol dire aspettare poi un mese e mezzo che il giocatore entra in forma, e quindi insomma stiamo valutando, sicuramente faremo un innesto. Comunque ho visto che anche senza Frank la squadra comincia, diciamo, ad avere orgoglio, a mettere il cuore in campo, e quindi arrivano anche i punti, di questo siamo contenti. Io vedevo anche i risultati anche delle altre, mi sa che Sansevero ha perso a Sarno, sì. Mi dicevano che Sansevero ha perso, sì, a Sarno, sì. di qualche punto, Ostuni ha perso a Scafati, quindi insomma forse non siamo dei fenomeni adesso, ma non eravamo dei brocchi neanche prima. Ce la giocheremo fino alla fine, speriamo di puntellare la squadra nei ruoli giusti e di portare a termine questo campionato, che poi è sempre, diciamo, per noi un esordio, perché è il primo anno in C nazionale, speriamo di fare bene. Ecco, il coach Totaro diceva di agganciarsi alle prime 10 squadre che se la combattono comunque per la promozione, per quei 3 posti ambiti. La Castellano Udas, secondo lei, può sperare di salire, di attaccarsi a questi 3 posti? Certo, la concorrenza è molto spietata, però se il gruppo comincia a crescere e anche vediamo sul punto di vista atletico stiamo crescendo, e quindi sta uscendo fuori anche la preparazione atletica fatta dal preparatore atletico Lello Bufo, vediamo che i ragazzi adesso reggono per 40 minuti e quindi secondo me siamo in quelle 7-8 squadre che se la giocheranno fino alla fine. Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con Armando Liguori. Armando, grande prestazione di squadra e soprattutto una grandissima prestazione tua. Beh, diciamo che stavo molto bene con le gambe, ci siamo preparati bene tutta la settimana, sapevamo che dovevamo difendere su Pignalosa, questo numero 11 che adesso non ricordo il nome, abbiamo fatto bene prima in difesa e poi in attacco. Senti, un'ultimissima domanda e poi ti lasciamo a fare la doccia. Il numero 3, il ruolo alla piccola, ti si addice di più, ti trovi bene rispetto alla guardia? E soprattutto se ci puoi svelare il nome del turco, perché ti chiamano Armando Turco Liguori? Diciamo Turco è un soprannome che ho da sempre, da quando sono nato. Questo è anche da parte di mio nonno, di tutta la mia famiglia, tutte le persone che stanno con me. Questo è un soprannome che ce l'ho da molto tempo. E quindi su Facebook ho scritto Armando Turco Liguori e quindi hanno letto e adesso è nato così. Perfetto, allora ti ringraziamo, alla prossima. Ciao.